Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video con Liliana Cacioppo. Oggi parleremo delle tre compagnie telefoniche più economiche che si trovano online. Partiamo quindi, facciamo una classifica di queste tre compagnie. Partiamo dalla terza, Kena Mobile. Spero si dica così. Kena Mobile offre l'opportunità di pagare 5,99€ al mese solo per i nuovi numeri, mi raccomando, attenzione, con il costo di attivazione di 8,99€. Ecco, l'attivazione è un po' carina, mentre per clienti o password, Tiscali e CoopVos, se si dice così, il costo è di 7,99€, mentre l'attivazione è di 3,99€. Per altri utenti invece, per tutti gli altri utenti, che siate Wind, Team, Vodafone o quant'altro, l'offerta è di 13,99€. Al secondo posto c'è quella che ho fatto io, O Mobile. Per ora mi sto trovando veramente bene. Con 5,99€ il costo di attivazione è veramente basso, infatti 99 centesimi. Quindi il primo costo, il primo pagamento, voi lo farete a 7€. 5, andiamo in eccesso, 5,99 più 0,99 centesimi, per un totale di 7€. E per i seguenti mesi pagherete solo la somma di 5,99€. Con lo mobile avrete la possibilità di avere 70 giga minuti e sms illimitati. Io ve la consiglio perché, come l'ho fatta io, la consiglio a voi. Inoltre, quando vi arriva a casa, gratuitamente ovviamente, vi arrivano due schede che voi potrete dare ai vostri amici, ai vostri parenti che vogliono passare a Do, e riceverete 5€ voi e 5€ i vostri amici. È molto interessante perché sono 5€ gratuiti di ricarica, quindi se volete farvela io ve la consiglio. Al primo posto abbiamo Very Mobile. Very Mobile, tra l'altro, l'ha fatta il mio fidanzato. Io non l'ho fatta perché c'erano 30 giga e io ne volevo di più. Infatti con Very Mobile, con 4,99€, costo di attivazione 5€, quindi sarebbero per eccesso 10€ di attivazione più la ricarica il primo mese, mentre dal secondo mese pagherete 4,99€. L'offerta è dedicata ad alcuni clienti che provengono da alcune compagnie. Ecco, per coloro che magari non usano così tanto internet fuori da casa, è possibile, perché alla fine, oltre al costo di attivazione, 4,99€ è abbastanza conveniente. Bene, quindi detto ciò, vi auguro di trovare la vostra compagnia telefonica più economica. Io con Omi sono trovata molto bene e spero che se dovrete cambiare, cambierete anche voi, passerete a una di queste tre compagnie telefoniche. Mi raccomando, queste compagnie per ora non hanno un luogo fisico, ma è solo da fare tutto online, è tutto molto veloce. Se avete domande, chiamate il centralino come ho fatto io. Io ho chiamato il servizio cliente, che per alcuni fattori, per alcune cose non riuscivo, avevo dei problemi a scaricare l'applicazione, quindi ho chiamato, loro mi hanno risposto, abbiamo risolto tutto in modo semplice. Ecco, non abbiate paura se non c'è un luogo fisico, lo dico a tutti, a voi che avete 10 anni, 10 anni no, troppo poco, a voi che avete 16 anni, 17, 20, 30, 40, non abbiate paura se non c'è la parte fisica, non c'è il negozio fisico, perché voi fate tutto online, ormai è tutto così, è tutto digitale, chiamate il servizio e vi aiutano, via chiamata vi aiutano, oppure fatevi aiutare da qualche parente che è magari più bravo di voi con utilizzare le cose tecnologiche, eccetera. Però mi raccomando, io ve lo consiglio perché risparmierete veramente un sacco di soldi. Io prima ero Fastweb e pagavo 8,90€ al mese, 8,99€ al mese. Ora con O pago 5,99€ al mese. Cioè, capite che ogni mese comunque sono dei soldi in più all'interno del tuo conto. Bene, detto ciò, ho parlato di tutto. Spero che le tre compagnie telefoniche vi sia piaciuto come video. Mettete un bel like, iscrivetevi e commentate se anche voi pensate che queste tre compagnie telefoniche siano ottime. Ciao!